Oggi è stata veramente tosta. Oggi è stata tosta, sì. Adelchi è un giocatore molto particolare, mi ha messo in grande difficoltà. Sono stato bravo a non mollare fino alla fine e alla fine è andata bene. Il primo set è andato via molto facilmente, non me l'aspettavo, e il secondo set ho avuto un piccolo calo, lui è salito molto e la partita si è messa nel fronte opposto. L'ho ripresa, quindi sono molto felice. È stato più tennis o più testa? No, più testa. Le condizioni non sono semplici qui, c'è altura, quindi la testa è fondamentale, penso. Grandissima vittoria, soffertissima, il tiebreak del terzo set. Com'è andata? Come raccontacela un po'. Partita troppo difficile, Federico ha giocato molto bene. Io ho stato 7-3-1 e dopo lui ha giocato meglio di me, più aggressivo. E al terzo era un po' suerte, stare più tranquillo. Alla fine si è un po' fortunato. E lui gioca molto bene, gioca molto forte. E bravo, non so, molto contento. Oggi per fortuna sono andato via un po' più veloce del solito, perché le ultime due volte che abbiamo giocato contro mi ha fatto battaglie di oltre 3 ore. Quindi sono contento di come ho giocato, sono contento di come sto a Cortina. Vediamo, adesso c'è anche un giorno di riposo, quindi bene, ogni giorno sto un po' meglio. Arrivavo da un play map al paccio, per adesso non mi dà problemi, quindi spero di essere pronto venerdì. Oggi devo dire anche Matteino Viola mi ha dato qualche consiglio prima di entrare in campo, quindi mi è stato utile il mio compagno di doppio oggi. Anche in doppio, appunto, visto che ne parlavi, sempre risposto molto bene, qui in altura ancora più difficile, forse è questa la cosa che può fare la differenza lungo il torneo? Ma credo di sì, io personalmente mi trovo piuttosto bene in altura, gli altri perdono un po' più la palla di me, io di solito il problema è che non mi va molto veloce, però qui sono aiutato dall'altura, quindi spero di poter fare la differenza. Ora devo vedere un attimo quale sarà il prossimo avversario.